Tum, 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 e sono già 8 tum, e poi diventeranno sicuramente 9 tum con quello esterno sinistro, e magari ci sarà anche un decimo tum in questa campagna rafforzamento, perché il Milan si è rafforzato, non si è indebolito. Ho sentito anche questa. Cari amiche, cari amici, buongiorno, buona domenica 30 luglio e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video, più di 1000, più di 2000, e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Calcio, mercato, calcio, giocato, Italia, Europa, mondo. Spero proprio in questo video di trasmettervi, oltre che l'emozione di 900, sta arrivando la parte più emozionante, commovente. Spero che abbiate la pazienza, la voglia, spero che abbiate gustato come lo gusto io. Poi compratevelo, rileggetevelo. Io cerco di interpretare, ma ovviamente non ho studiato all'Actor Studio e quindi cerco alla mia maniera. Comunque stavo dicendo, spero di trasmettervi le emozioni che mi sta trasmettendo, oltre che 900, dicevo, anche il Milan. Perché mi hanno parlato anche di Musa, mi continuano a parlare di questo gruppo di ragazzi di un'intelligenza straordinaria. Sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi propositivi, sono ragazzi appassionati, siamo fortunati. Mi aspetto, non so se un anno di vittorie, un anno di trionfi, non lo so, ma credo proprio di un anno di emozioni. Ed è per questo motivo che in questo campagna rafforzamento emozionante, che fa tutti a dire, ma ci interessa questo Milan, ci interessa molto, siamo curiosi di capire. Ecco, spero proprio che il Milan riesca, non spero, sono sicuro, a trasmetterci grandi emozioni, come questa pagina di 900, con una sorpresa per voi, una musica tratta da YouTube, quindi tutto regolare sullo sottofondo. C'era la sfida con Jelly, andate a vedere le altre puntate, conosciamo 900, un orfanello diventato un fenomeno col piano, che non è mai sceso dal Virginia, arriva il re del jazz, lo vuole sfidare, e dopo che ha suonato il suo secondo brano, l'abbiamo letto ieri, live, getta un'occhiata a Jelly Roll, che se ne stava in piedi al bar a bere una coppa di champagne, e disse sottovoce, l'abbiamo già letto ieri, l'hai voluto tu, pianista di merda. Poi appoggiò la mia sigaretta sul bordo del pianoforte, spenta, e iniziò. Signori, iniziò. Il pubblico si beve tutto senza respirare, tutto in apnea, con gli occhi inchiodati sul piano e la bocca aperta, come dei perfetti imbecilli. Rimasero così in silenzio, completamente tronati, anche dopo quella micidiale scarica finale di accordi che sembrava avesse 100 mani. Sembrava che il piano dovesse scoppiare da un momento all'altro. In quel silenzio pazzesco, 900 si alzò, prese la mia sigaretta, si sporse un po' in avanti oltre la tastiera e la avvicinò alle corde del piano. Leggero sfrigolio, la ritirò fuori da lì ed era accesa. Giuro, bella accesa. 900 la teneva in mano come fosse una piccola candela. Non fumava lui, neanche sapeva tenerla fra le dita. Fece qualche passo, arrivò davanti a Jelly Roll Morton, gli porse la sigaretta. Fumala tu, gli disse, io non sono buono. Fu lì che la gente si risvegliò dall'incantesimo. Venne giù un'apoteosi di grida e applausi e casino. Non so, non si era mai visto una cosa del genere. Tutti urlavano, tutti volevano toccare 900, un bordello generale. Non si capiva più niente. Ma io lo vidi lì, in mezzo, Jelly Roll Morton, fumare nervosamente quella maledetta sigaretta, cercando la faccia da fare e senza trovarla. Non sapeva nemmeno bene dove guardare.
A un certo punto la sua mano di farfalla si mise a tremare, tremava proprio e io la vidi e non la dimenticherò mai. Tremava così tanto che a un certo punto la cenere della sigaretta si staccò e cadde giù, prima sul suo bell'abito nero e poi, scivolando, fin sulla scarpa destra, scarpa di vernice nera, brillante, quella cenere come uno sbuffo bianco. Si girò su se stesso e camminando piano, passo dopo passo, così piano da non muovere quella cenere da lì, attraversò la grande sala e se ne sparì, con le sue scarpe di vernice nera e su una c'era uno sbuffo bianco e lui se la portava via. E lì c'era scritto che qualcuno aveva vinto e non era lui. Jelly Roll Morton passò il resto del viaggio chiuso nella sua cabina. Arrivati a Southampton, scese dal Virginia. Il giorno dopo ripartì per l'America su un'altra nave, però non voleva più saperne di 900 e di tutto il resto, voleva tornare e basta. Dal ponte di terza classe, appoggiato alla murata, 900 lo vide scendere col suo bel vestito bianco e tutte le valigie belle di cuoio chiaro. E mi ricordo che disse soltanto: "E in culo anche il jazz". Questa è la sfida, come è finita tra 900 e Jelly Morton, Jelly Roll Morton, e vi assicuro che adesso arrivano delle pagine emozionanti. Emozionanti, dicevo, come il Milan. Ho parlato con chi conosce bene Musa. Musa arriverà in settimana, ormai è certo, e mi dicono che è un ragazzo molto intelligente. Ecco perché parlavo di intelligenza. Un ragazzo con la testa sulle spalle che vuole apprendere, che viene orgogliosamente, viene meravigliosamente al Milan. Ecco quei giocatori che mi piacciono, come tutti gli altri. È un gruppo di appassionati giocatori del Milan. Tutti si sentono dentro il Milan. E mi dispiace, per esempio, che quindi abbiamo parlato di Musa, parliamo di cose concrete. Ve lo dico sinceramente, avevo messo la freccia leggermente giù per Colombo, che avevo letto interessato il Cagliari e altre squadre. E avevo messo, pur avendomi detto il Milan, attenzione, non c'è niente, un po' wishful thinking, cosa vuol dire? Desiderare quello che si spera. E io avevo il mio wishful thinking sperando in Veliz. Però la freccia adesso mi va un po' giù per Veliz e mi sale per Colombo. Mi sembra che ci sia di base, oggi, infatti non ho detto che viene, sta o viene, ci sono le frecce che scendono, salgono. Adesso si è alzata un po' quella di Colombo ed è scesa un po' quella di Veliz. Vedremo, perché Veliz è un giocatore, me ne hanno parlato tutti molto bene. Vi ho detto che Milan aveva già perso due argentini come Julian Alvarez e come Enzo Fernandez e non voleva perdere. Ma io devo dirvi quello che io ho saputo. Uno è sceso e l'altro è salito. Sale Colombo, scende invece il buon Veliz. Mi fermo perché c'è un altro giocatore che tutti noi sappiamo molto intelligente e ci dispiace che il Milan, e speriamo che il Milan lo presti e ci dispiacerebbe andasse via. Perché, signori, sto parlando di un ragazzo splendido che tutti noi ammiriamo, che tutti voi ammirate. E sto parlando di Adli. Oltre che suonare il pianoforte e giocare a scacchi, non sono razzista tra quelli che suonano il pianoforte, ma piacerebbe essere Brian Culbertson o 900, però indubbiamente sono ragazzi che hanno studiato, ambiziosi, intelligenti, si dedicano all'arte. È bello dedicarsi all'arte, leggere un libro, coltivare qualche arte particolare, anche gli scacchi sono un'arte. Mi dicono che parli ormai fluentemente inglese, era un piacere sentirlo negli Stati Uniti. Ragazzo francese, ovviamente lo sapete, e un ragazzo che per esempio ha conquistato tutti, è un giocatore che non ha giocato quasi mai. Poteva essere così un po' cupo, un po' isolato dal gruppo, e invece ha colpito tutti quella sua iniziativa di invitare tutta la squadra nel suo giardino. Non vogliamo perdere Adli.
possiamo accettarlo di prestarlo, ma un ragazzo di questo genere è un peccato che non rimanga nel gruppo. Vada pure a giocare, lo vediamo sempre, anche l'altro giorno l'ho visto protagonista, ha preso il pallone. Signori, sto esagerando. Sì, mettete giù la cornetta se state telefonando. Sì, prendete la biro e magari mi insultate, spero bonariamente. Sì, schiacciate la tastiera, spero bonariamente. E se stesse studiando da Pirlo, l'ho già detto nel video di ieri, io ricordo le critiche intorno agli anni 2000 su Pirlo, giocatore inutile, fronzolato e nient'altro. E io spero proprio che le ottengano. Per De Ketelaere, signori, so che è divisivo l'argomento, però vi assicuro che se ci fosse una squadra interessata, penso che prenderebbe in esame la cessione. Eventualmente il prestito, ma per esempio in un PSV Eindhoven potrebbero anche investire nel prestito, ecco la frase giusta, investire nel prestito, investire nel prestito. Quindi questa è la situazione, è un video con poche notizie, non ci sono, non invento, è inutile dire che arriva questo o quell'altro. Vi dico che Veliz è sceso un po', Colombo è salito. È un Milan con Okafor e poi domani vi parlerò di Okafor e vi parlerò di un tema molto caro. Krunic non ci piace lì, serve un regista. Mi hanno mostrato una formazione, un campetto, uno schieramento e mi hanno un po' illuminato e spero che domani discutiamo insieme di questa situazione. Ma insomma. Se vi è piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuto, mettete il vostro like e domani mattina ci sarà il video di mezzogiorno, il video della sera con un'intervista importante a un nostro carissimo amico vecchio cuore e domani, signori, succederà o potrebbe succedere una cosa straordinaria al nostro 900. Ancora due o tre puntate, ma sono le più emozionanti. Buona domenica, vecchi cuori. Ah, dimenticavo, attenzione.